Ciao a tutte! In questo nuovo video voglio parlarvi di un po' di prodotti beauty che preferiti, ecco, di gennaio. Ovviamente non sono tutti i prodotti che utilizzo e non parlo neanche dei prodotti di cui ho già parlato. Sono appunto prodotti nuovi che ho provato e che ho utilizzato nel mese di gennaio e che voglio appunto consigliarvi. Allora, partiamo dal... È Claudio che sta giocando. Partiamo dai prodotti beauty igiene, tra virgolette. Un prodotto che ho trovato e che vi consiglio, ho trovato veramente buono, è questo deodorante della Dove ed è la versione al cetriolo, profumo di cetriolo e tè verde. Non ha alcol, quindi lo potete utilizzare anche se siete comunque soggetti sensibili o allergici. Quindi 0% alcol e la durata, diciamo, della profumazione è di circa 48 ore. Ovviamente, ecco, sicuramente durerà 48 ore, questo non ve lo so dire perché io comunque metto il deodorante almeno una volta, due volte al giorno, quindi non ve lo saprei dire. Però, dice così, con un quarto di crema idratante e vitamina E per migliorare la pelle, la vista e al tatto, effettivamente è molto buono, ma soprattutto per l'odore gradevole di fresco, ecco, di cetriolo. E poi per quanto riguarda il discorso dell'idratazione della pelle, sicuramente sarà così, ma non è quella la cosa che ho notato, quanto appunto il discorso della freschezza. Tieni. Passiamo ad un altro prodotto che in Italia non si trova e che vi ho già forse... di cui vi ho già parlato in qualche video, però ve lo mostro. Sono praticamente questi cerottini. E sono praticamente cerottini e per i punti neri della Cosè Cosmeport. E praticamente sono cerottini che mi ha portato una mia amica dal Giappone. Praticamente questa è la confezione, li ho finiti, c'è solo questo, infatti ora devo iniziare a cercarli un po' su internet. Li trovo molto più utili e più efficaci rispetto ai Nivea o gli Essence. E vabbè, la cosa carina è che sono appunto cerotti neri, quindi fanno anche un po' impressione, però tolgono veramente tutto. Infatti, se vedete l'immagine, fa un po' schifo, però i giapponesi sono fissati con la pulizia del viso e cerottini vari. Ecco, ve li voglio consigliare, non so se riuscite a trovarli anche voi su internet, io inizierò la ricerca. Sono buoni. Poi profumi, vi voglio consigliare questo dietro. Allora, non so che profumazione sia esattamente questa. Ah, Resort, c'è scritto sotto. Ed è molto buono perché io adoro i profumi molto speziati, non mi piacciono i profumi freschi. Mi giro ogni tanto per vedere Claudio che sta facendo. Non mi piacciono i profumi freschi, le profumazioni fresche, ma quelle più speziate. Per dirvi, il mio profumo preferito, il mio profumo del cuore è Opium di Saint Laurent. E questo posso dire che si avvicina abbastanza, cioè non ha proprio la... è un po' più maschile magari questo come profumazione, però è molto buono. Resort dietro, il mio profumo di gennaio. Poi passiamo alla cura del viso. Allora, ho provato questo prodotto, lo utilizzo da un po' di mesi e non so se conoscete questa marca Elève. Praticamente la stanno sponsorizzando, pubblicizzando molto sui vari giornali di moda, di bellezza. E praticamente questa è una crema contorno occhi antiossidante intensiva. Io la utilizzo soprattutto la notte prima di andare a dormire. Questa è la confezione, il barattolino. È molto compatta, ecco, come crema, se posso definirla così. È tipo un balsamo, ecco, che appunto si stende vicino alla zona del contorno occhi ed è appunto antiossidante. Che dirvi? È una crema, vabbè, si chiama Eternity Sculpting Youth. Mi hanno corretto già per il mio inglese, quindi leggetevelo voi, ecco. Non so se vedete, ecco questo qui. Ed è praticamente, appunto, come vi dicevo, una crema contorno occhi antiossidante. E devo dire che la sto trovando molto buona.
La utilizzo soprattutto la sera perché durante la giornata poi utilizzo quella della Clarins che vi ho già mostrato in un altro video. Poi, sempre per quanto riguarda creme, questo invece è un fluido che utilizzo la mattina. Ed è questo qui. Allora, l'azienda è la Diva Cooper. Ed è praticamente Prime Cure Matte a base di attivi naturali, serve per opacizzare e sebo normalizzare la pelle ed è mattificante. Questi appunto sono cosmetici farmaceutici tra virgolette, cioè nel senso che magari non sono famosissimi, però aiutano molto per vari problemi di pelle, e questo veramente opacizza il viso. E questo lo alterno, appunto ve lo rifaccio vedere, della Diva Cooper. Questo lo alterno a quest'altro, a quest'altra base che utilizzo di Chanel, che sicuramente conoscerete. Questo è un campione ed è Le Blanc de Chanel ed è una base illuminante che ho anche in questo momento. Devo dire che non credevo, ma in realtà è veramente buona, cioè rende il viso uniforme, luminoso e buonissima, buona. Questo è proprio il prodotto top gennaio 2014. Fine. Per quanto riguarda la cura del viso, questi sono i prodotti che sto provando. Passiamo al fondotinta. Fondotinta che sto provando e sto alternando a quello della Givenchy che vi ho già mostrato, è questo qui dell'Yves Saint Laurent. Questo è sempre un campione che mi ha dato appunto la profumeria Rina qui a Bari, ed è praticamente un fondotinta curativo, mi spiegava, cioè un fondotinta antirughe che serve appunto per curare la pelle, ed ce l'ho in questo momento, è della linea Youth Liberator, appunto sublimatore, sì vabbè non ve lo leggo, è questo. Ed è praticamente molto fluido. All'inizio sembra che vi mettiate un mascherone, non so, è questa la sensazione che ho avuto, però poi si opacizza e diciamo si assorbe subito, ecco, e quindi non... Claudia, dammi questa, che vedi, mi ero perso una crema. Che dicevo, appunto, non ha più l'effetto, ecco, non ha l'effetto iniziale. Poi... Ritornando alle creme, me l'ero persa perché se l'era presa Claudio. Cioè, non te lo posso dare questa, tieni questo. Praticamente di Chanel sto provando questo campioncino Hydra Beauty. È sempre un siero, quindi questo è da alternare o a questo. Perché io comunque poi questo lo metto su, quindi lo alterno a questo. Ed è un siero idratazione intensa, perché in questo periodo io ho la pelle molto... Io che solitamente ho la pelle mista, in questo periodo ho notato che la pelle è molto molto secca, soprattutto nella zona della fronte, e con questo mi sto trovando bene perché comunque rende la pelle morbida e mi sta curando un po' questa zona perché la vedevo proprio secca, secchissima. Quindi questa di Chanel, la linea Hydra Beauty. Oh mamma, è raffreddatissimo anche io. La linea Hydra Beauty. Passiamo alla cipria. Allora, una cipria che uso ormai da quasi un anno, di cui non vi ho mai parlato, è questa della Clinique. Scusate, sporchissima, però. Ed è praticamente una cipria, come vedete, poi in realtà non è proprio una cipria. Beh, è una cipria opacizzante, ecco. È della linea contro la Coupe Rose, è praticamente giallina. E la mettete soprattutto nella zona T, serve per opacizzare quando avete dei brufoletti, appunto le zone rosse del viso. È molto buona anche questa. Contro gli occhiaie. Che hai preso? Contro gli occhiaie della Benefit Fake Up. Non so se vi ho già parlato di questo prodotto, comunque ve lo mostro perché continuo a utilizzarlo e mi trovo bene. Vabbè, non so se si vede, però è buono. Ed è praticamente questo, un balsamo con correttore all'interno. Si mette per sotto le borse per coprire le occhiaie ed è molto idratante rispetto a un correttore che magari... Oh, chi è? Volantini. Oh,
rispetto a un correttore che magari rimane secco, soprattutto nella zona degli occhi, questo è un balsamo correttivo che serve appunto per idratare molto la zona sotto gli occhi. Che c'è? Eh no, non rispondiamo al citofono. Andiamo avanti con l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare, ed è questo qui, il Baby Doll di Saint Laurent. È il mascara che ho su in questo momento ed è il colore appunto nero, un mascara volumizzante. Questo è il pennellino che ho imparato ad apprezzare da un po' in realtà, e posso dirvi che almeno per quanto mi riguarda il risultato mi piace. Ora volevo provare il manga, si chiama Miss Manga, mi sa della L'Oreal, volevo provare quel mascara, però già con questo io mi trovo, ecco, bene, mi piace il risultato su di me. E nulla, questi sono i miei prodotti beauty 2014, gennaio 2014, e spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.